What's up, Marduk? What's up, bro? Right about now, è uscito mio padre meme di Natale. Me lo potete passare? Anzi, aspetta, posso cercare? È già uscito il videogame? Cerco infatuato Cat Master. Vediamo cosa esce fuori. Sì, sì, mio padre meme speciale di Natale. Tra l'altro l'immagine, cioè la thumbnail è abominevole, fra. Abominevole. Veramente non so da dove cazzo è uscita sta thumbnail, eh. Andiamo. Non iniziamo bene per niente, eh. Per niente. No. No. Avete esagerato con le tecnologie. Avete esagerato con le tecnologie. Di nuovo. Avete messo la mia faccia su un video. Un video che canto in cinese. Cioè, ti sembro io questo? Ti sembra che io abbia questo volume? Eh? Cioè, lo vedi quanto cazzo è grossa la testa di questo tizio? Non sono così! Non sono per niente uguale. Non c'è azzecca proprio niente. E anche tipo la barba che va in dissolvenza. Dai, raga, Dio poi. Cioè, mi dite come cazzo, perché avete fatto sta roba e come? Non è vero, Pisa. Guarda! Mi è stata andata così senza nessun messaggio di presentazione. Da chi? Ah, chi è il più responsabile, allora? Perché abbiate pazienza, no? Okay. È il 25 dicembre, il giorno di Natale. Sono incazzato come un demone, perché a prescindere da questo, no? A prescindere dal Kickstarter, questo mi fa andare a prigione. Ma arriva la finanza sotto l'asta e io gli dico, non ho fatto la dichiarazione dei redditi perché come commercialista mi risponde alle mail. Questo era. Era le foto di Giovanni ballerine. Dai, raga, ma è assurdo. Cioè, è stato proprio mandato il comando, che vediamo proprio il comando fisicamente che viene trasmesso attraverso una rete assurda. E il primo risultato sarebbe sta cagata, che non sono io mai nella vita. Grazie di cuore, imbecille stupido, per i 21 mesi. Ma infatti, Master, cioè, io stavo solamente dicendo, chissà quale immagine del cazzo ci sarà adesso, sicuramente non sarà la mia foto. E infatti, è la foto del povero tizio che è stato punto alle vespe. Dio can. Vabbè. Volpescu is dead. Pre-2022 Volpescu e post-2022 Volpescu. Blue eyes? Falsissimo! Era solamente il riflesso che passava attraverso gli occhiali, perché avevano una lente diversa. Adesso c'ho una macchina fotografica, il prossimo webcam, il riflesso è decente, ho degli altri occhiali con una lente più spessa e si vedono di nuovo i miei occhi di colore normale, ovvero marrone. E oltretutto si vedevano azzurri solo a volte. Si vede solo qui che è azzurro. Di qua non è azzurro, è marrone. Perché qua c'è il riflesso che lo fa sembrare azzurro. Completely different chin shapes. Assolutamente no. Sono dimagrito un po' e adesso si nota un pochino di più la chin shape. Ma poi scusami, eh. Cioè, voi state qui a dire che questo era il vero Volpescu e questo qua è un impostore che l'ha rimpiazzato, e poi mettete a Real Volpescu, mettete di nuovo la foto del tizio che è stato punto alle vespe. Fake Volpescu shorter before taking the role. È assolutamente vero. Volpescu died in early 2022 and was replaced with fake Volpe, an unknown lookalike who Volpe had hired in case of sudden death, in order to keep the channel alive. Ma poi che me ne fotterebbe di tenerlo in vita dopo la mia morte? Fake Volpe is 5-10 years older than real Volpe, has a crippling Yu-Gi-Oh! Addiction, and is struggling to maintain the role. Has hair length, muscle mass, and overall odore acre. All begin to waver from the original Volpe. The truth is beginning to be revealed.
In return for all this, fake Volpe is paid 6.000 euro al mese and is allowed to play Fortnite for 10 minutes a day max. We demand the truth. Ma ce l'avete qua right in front of you, guys. Ho notato dopo che sono due meme in realtà. Sono due meme. Onestamente il sentenza e poi onestamente il e basta, giustamente. Approvata da veri patrioti americani questa, eh? Scudino 69 and il fantasista 1982 on their way to call Volpesquers the Generate Losers. Verissimo, verissimissimo. Io che mostro a Masterone la verità. Vabbè, questa è veramente oscura, oscura. Nessuno può comprendere questa roba. Nessuno può comprendere questa roba. Assurdo. Bomba, bomba. Mamma mia, chi è? Chi è che ha fatto ciò? Chi è stato a fare questo? Chi è stato a fare questo? Cencio. È il mio What happened to him? He pushed without street food video. Verissimo. Verissimo. Ma c'è scritto per forza sulla maglia, sulla camicia di Peter Griffin. Con il design ufficiale proprio. Mi spiegate come avete fatto? Lo voglio anch'io questa skin. Madonna, raga. Come avete fatto a moddare questa scritta dentro a Peter Griffin? Ma poi a chi l'avete fatto fare a Pirlo, scommetto, povero? Why do you dress like that? Like what? I fulmini e la nebbia a tre parti. Amparo lo Chevalette. Mi ricordo questo oggetto, ragazzi, eh. Mi ricordo che io lavoravo là. Mi dici, Masterone, come è successa la roba di Peter? Fra, assurda. Tantone vera questa foto, eh. Tantone reale ciò che vedo qui davanti. Don Zomboy con davanti il suo puppet, ovvero Volpescu. Poi c'è Goku. Due automobili zomboidiane. Let's go. Vero Pisa, posto. Sometimes LinkedIn will just buzz on your wrist and show you a guy. Non c'è quella... Non ho messo quella foto lì su LinkedIn. Non c'è questa foto qua. LinkedIn Park. Applied so hard and got so far, but in the end I wasn't even hired. Va bene, non capisco perché mandarmi questo meme. Halloween is the only day you're not in a costume. Verissimo. Bei tempi di Opcan. Bei tempi. Cauzione in Iwasano. Here's what you would look like if you were black or Chinese. Certo, derivante da un famoso meme. Però, quindi questo sarebbe Pilgrim che commenta sotto un mio post e dice here's what you would look like if you were black or Chinese e mi manda queste due foto, no? Tantone reale. Tantone reale. Tantone reale. I'm telling you now. Ho capito, fra. Ma è il tizio che ha... He's got plans that he cannot share with you right now. I have plans that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. I have plans that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. I have plans that I will share right now because the haters will sabotage me. But I got some stuff in the works. Tantone vero, eh? Tantone vero, cazzo. Questa è la mia vita. Non sapete quanti plans ho that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. Vi presento il nuovo Legend. Vediamo questi feat. Ok. Prova, c'è la mia faccia sopra. C'è la mia faccia sopra. Dai, fra, basta. Il nuovo Mercy Volpescu. Dai, fra, avete rotto la minchia, veramente. Io conosco bene il tizio di questi video. Io adoro questo video e tutti gli altri fit, ma
cioè il mio, la mia faccia sopra non c'è bisogno. Poteva tranquillamente essere lui un, come dire, un modello che provava il mio merch. Sì, poi sembra più Post Malone che me, eh. Fra, si è vista la faccia che twitchava per un momento. La voglio rivedere, Fabio. Qui Don Quixote c'ha un... Guarda! Ragazzi, guardate tutti quello che accade! Ora avete di fronte a voi la prova. Avete di fronte a voi la prova che sono stato incastrato da questi stronzi. Vedi, questo è il reale tizio che indossa i fit di One Piece. E subito dopo, guarda un po', si schiarisce e gli viene la mia faccia. Ma ci sarà qualcosa di strano, no? Dai, raga, basta prendermi per il culo. Guarda, l'ho fatto di nuovo pure. Ha detto, che bella Catania. Giorgia Meloni ha detto, per forza. Che cazzo? Oh, yeah. Che combo, eh? Giorgia Meloni ha detto, che bella Catania. Giorgia Meloni ha detto, per forza. Che cazzo gli dico alla guardia di finanza? Grande sync. Che gli dico alla guardia di finanza? Dopo forte il Chinese Beaver, cazzo, tanto ne io. Che commercialista imbecille. O pezzo di merda. O tu mi vai a rispondere all'email. O te mi fai finire in galera, eh. O te mi fai finire in galera. Ma sei normale? È una cosa incredibile. Quanto si guadagna con Twitch? Cos'è questa musica? Quanto si guadagna con Twitch? Se sei il Dario Moccia. No, smetto di farmi i costi. Al mese si fa dai 35 euro. Sono arrivato a 48 euro. Come se spingessi una molto bello, cioè, pura cattiveria, proprio ingiustificata, cioè, potevi mettere il nome di chiunque lì, proprio sarebbe stato uguale, non capisco il motivo di questo accanimento. Aspetta, sentiamo la signora, ovviamente. Come se spingessi una 500. Come se spingessi una 500. No, boh, vabbè, basta. Chi è che fa questa roba con le facce? Io non faccio niente. Che bella Catania. Toccava. Toccava. No, questo è sbagliato. Qui, assolutamente. Mi dispiace. Okay, shorty, catch me. I'm gonna jump. Here I come. Cioè, veramente, io ragazzi, boh. Goder che si becca un incudine in testa e gli si appiattisce il volto. Dio cane. La storia. Pensarci di Dio. When I'm on my 15th day per forza, but my grandpa stops breathing. My grandma. Nata così. È andata così, suppongo, ragazzi. Che vi devo dire. Gran video, come sempre. Sempre un piacere. Il mio padre memesimo. Molto bello. Molto bello. Grande video, ma veramente, boh, cioè questa cosa delle nuove tecnologie mi sta troppo. Sto esagerando. Cioè, capite che siete dedicati. De mio padre de peffo.